cosa è emerso dall'incontro di oggi? Intanto per mettere un punto fermo che Regione Liguria in materia di applicazione delle norme in materia di anticorruzione è all'avanguardia nel nostro paese, perché proprio fin dal nostro insediamento come giunta abbiamo riunito tutti i responsabili anticorruzione che hanno lavorato, prodotto documenti che sono visionabili sul sito di Alisa, individuando anche dei filoni più a rischio del sistema sanità. Lo stesso ANAC individua la sanità come un luogo a rischio della pubblica amministrazione per quanto riguarda i fenomeni di corruzione. Ed è per questo che dobbiamo attuare e applicare le direttive, lo stiamo facendo e stiamo lavorando in progress. Devo dire che anche l'elaborazione di formulari unitari, delle procedure anche per quanto riguarda le gare affinate, trasparenti rispetto anche all'utilizzo di piattaforme informatiche che possono anche tenere costantemente informati tutti rispetto all'andamento delle gare, sono strumenti molto utili. E quello che si legge giorno dopo giorno, quello che emerge anche dalla stampa dei fatti relativi all'AS5, individuano proprio delle responsabilità personali che dovranno essere appurate dalle indagini e dalla magistratura, ma che non incidono su quello che è un sistema sano, che è quello ligure della sanità. Assessore, qualche opposizione, per esempio Rete a Sinistra dice il direttore generale dell'AS5 Banchero deve essere sospesa almeno durante il periodo delle indagini. Lei questa ipotesi la prende in considerazione? Io non so veramente a che cosa si riferiscano, insomma, perché non ci sono coinvolgimenti, c'è una legge che si applica in determinati casi, la S5 è intervenuta immediatamente nei confronti della persona arrestata, sospendendo ovviamente per quanto riguarda il suo incarico, ma non vi sono evidenze di nessun'altra natura e quindi probabilmente è meglio essere più cauti nel chiedere determinati provvedimenti nei confronti di persone che sono estranee ai fatti. Quindi il direttore resta al suo posto? Si tratta del direttore sanitario, ma appunto ci sono delle leggi da applicare in questo caso nei confronti di chi in questo momento è sotto indagine, certamente sono stati adottati tutti gli strumenti. Assessore, chiedono anche che lei vada a riferire ai gruppi consiliari, lo farà? Io sono sempre a disposizione del Consiglio regionale, come per ogni episodio, anche in questo caso, anzi sarà l'occasione per relazionare su quanto abbiamo fatto, ripeto, con i gruppi anticorruzione, con tutta quella che è l'attività per rinforzare, rinsaldare quello che comunque bisogna riconoscere, un sistema sano, un sistema sanitario ligure, con tante persone serie e oneste che vi lavorano. Cambiando argomento, sembra che il Presidente Mattarella